Federico Fellini è considerato uno dei massimi registi del cinema italiano e internazionale. Attivo per 40 anni, dal 1950 al 1990, ha realizzato 19 film in cui ha ritratto una piccola, grande folla di personaggi memorabili. Il 31 ottobre 2023 ricorrerà il trentennale della sua morte. Fellini si definiva un artigiano che non ha niente da dire ma che sa come dirlo. E lui ha rappresentato la provincia italiana, tutta la provincia italiana simbolicamente, e lo ha fatto attraverso una maniera dolce, gabbata, anche ricca di satira, velata da una sottile ironia e caratterizzata da uno stile onirico e al suo modo anche visionario. Il Presidio del Libro di Santa Margherita Ligure in Portofino e l'Associazione Culturale Tigulliana vogliono ricordare a 30 anni dalla scomparsa un grande protagonista del nostro tempo che ha inciso fortemente nella cultura e nel campo cinematografico e che ha caratterizzato anche qualcosa di rivoluzionario per il nostro tempo. Il Fellini Museum, inserito dal Ministero della Cultura tra i grandi progetti nazionali dei beni culturali e inaugurato nell'agosto del 2021, è situato a Rimini, tra il Castello Sismondo, Palazzo del Furgo e Piazza Malatesta. Castel Sismondo ospita la parte più emozionante del Fellini Museum. Regista cinematografico italiano, nato a Rimini nel 1920 e deceduto a Roma nel 1993, tra i più significativi della storia del cinema, che ha attraversato contratti di indiscutibile ed esemplare leggerezza, grandissimo orchestratore di immagini, di visione e di ritmi narrativi, si è rivelato maestro nel dar corpo alla passione di sogno che invade lo schermo cinematografico, dove i confini dell'immaginazione vanno a coincidere con quelli della realtà, senza tuttavia mai essere condizionati da questa. Le sale dell'antica rocca maletestiana accolgono allestimenti in grado di produrre una profonda immersione nella poetica e nel mondo di Vico Fellini. Ambienti sensibili, pensati con piena coscienza dell'enorme valore del castello, per un museo di narrazione che permette di celebrare la visionarietà del regista attraverso spettacolari macchine sceniche. Qui il cinema di Fellini è posto anche al di là delle sue fonti documentali. In una sorta di diffusa meraviglia si susseguono macchine immaginario capaci di introdurre lo spettatore verso originali percorsi cognitivi. Dai confessionali delle professioni alle sale delle altalene, dalla sognante gigantesca alle pubblicità fantastiche, tra evocazioni della biblioteca feliniana e il libro dei sogni, lo spettatore vive un'esperienza unica in un museo che non vuole solo rispondere a domande, ma soprattutto provocarle. La magia del cinema e l'emozione di conoscere i segreti del mondo di Fellini nel concepire i suoi film in un'incredibile esperienza culturale e sensoriale. Uno stile cinematografico inimitabile. Un maestro del cinema fra realismo e fantasia, memoria e sogno. Thank you.